E ciao a tutti e bentornati su Soma, ragazzi. Episodio numero 4. Eravamo rimasti qua dove eravamo appena entrati nella stazione Lambda, se non mi sbaglio. E oggi andiamo avanti e vediamo un po' che cosa c'è in questa zona. Come possiamo vedere qua fuori, insomma, c'è l'oceano, quindi ecco, diciamo che siamo praticamente. Cos'è questa roba? Mi scusi, ma signor Cappello, buongiorno signor Cappello, bene, non ci interessa, non so io in realtà che cosa debba fare, dove debba andare. Voglio esplorare un po' questa zona perché mi sa che comunque va esplorata. Ok. C'è per caso il mostro? Perché? Catherine? Non sto capendo che cosa sta succedendo. Che faccio? Ah. Oh cazzo, questa non me l'aspettavo. Come faccio a superare quel tizio? Scusa, e sono anche stordito adesso. Lui veniva da qua. Posso chiudere sta porta? Grazie. Non so cosa io debba fare, ma so solo che. Ma un attimo, ma io ce l'ho qualcosa per curarmi? No, ovviamente non c'ho mai niente. Benvenuti all'Emeuro Upsilon. E qua che devo farlo? Prendere qualcosa. All hell per Jane. There you are, upgrading everything. Ah, ok, forse devo accendere qualcosa qua. Posso. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. All right, time for plan B. What's plan B? Oh, the Omnitool. The tool you inserted into the terminal. Oh, yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the Omnitool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I need you to do this one thing for me. Yeah, all right. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Give this a try. Ok, devo prendere questo e inserirlo qua dentro, ha detto. Dovrebbe succedere qualcosa. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world.
We were gonna launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, Phylon. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. Okay. Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Va bene, andiamo avanti. Siamo in questa stanza. Io mi chiudo sempre alle spalle perché non so mai che cosa ci può essere. Qua c'è una porta chiusa, non c'è nessuno. E questo coso non serve a niente. Qua c'abbiamo qualcosa. Chris, sono rimasto sveglio tutta la notte. Dormire sembrava troppo sprecato. Ho la TV in sottofondo. I telegiornali parlano della cometa in arrivo come se fosse il conto alla rovescia per Capodanno. Lo so che è sbagliato, ma vorrei che fossi qui con me. Se c'è qualcuno che potrebbe sopravvivere, siete voi là sotto le onde. Spero che ce la facciate. Se sarà una vita che vale la pena vivere. Ci siamo. Sta per andare tutto a puttane. È meglio che prema invio prima che l'onda d'urto ci raggiunga. Sono fiero di te, ragazzo mio papà. Ok. Questo è un po' inquietante. Giustamente. Bene. E qua non c'è assolutamente nulla. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Paura che io debba andare di qua. Perché qua non c'è assolutamente nulla. Preciso. I think it's back. Careful. Don't know if you can take another hit. Esatto. Non vorrei prendere un altro colpo proprio per niente nella vita. Non so nemmeno se lui possa aprire le porte, ma se io apro adesso rischio di trovarmi davanti. Sentiamo se è qua vicino, ma non lo so. What happened before? That creature was strangely overbearing. Loaded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Okay. Cosa c'è qua? C'è un coso per salvare? Ok. Interesting. Questo è interessante. Va bene. Ora però devo stare molto attento, perché potrei trovarmelo davanti. Il computer nell'altra stanza. Oh, non c'è nessun computer. Nothing. Never mind. Ok. È qua vicino. È qua vicino, ma non so dove. Oh cazzo, ha sfondato la porta? Mi sa che ha sfondato la porta. Quindi dovevo effettivamente crouchare. Ah, aspetta, ma qua ci sono delle altre stanze. Chi l'aveva vista? Aspetta, lo chiudo. Per benino. Ok, qua c'è un altro coso per salvare. Ah, che però non si può usare. E quindi? Ok, qua non sembra esserci nulla qua.
Mentre di qua. Ah, forse qua. Attenzione, forse qua. Eccolo. Ok. Eccolo, eccolo, eccolo. L'ho trovato, ragazzi. Ci ho messo un po', però. Ambienti arc. It's a whole lot comfier than this place. Seguente. Ok. Indietro. Diagrammi arc. Test di calibrazione. Benvenuto, se stai leggendo questo hai avuto accesso ad Arca. Questo test è pensato per offrire allo sviluppatore una migliore comprensione della tua esperienza soggettiva per poter massimizzare il tuo benessere. Ti invitiamo a procedere con il test. Continuiamo. Come descriveresti le tue condizioni fisiche? Mi sento normale, mi sento pieno di energie, una versione migliore di me stesso, mi sento un estraneo, un visitatore del corpo di un altro, mi sento fasullo come se non fossi più una vera persona, io direi. La quarta. Domanda seguente. Come descriveresti le tue condizioni mentali? Mi sento diverso, un carattere differente, mi sento disconnesso, mi lascio la mente fosse separata dal mio corpo, mi sento perso, non esisto più. Mi sento perso, non esisto più. Come descriveresti i tuoi sensi? Normali come previsto, mi sento più sensibile e consapevole di ciò che mi circonda, mi sento bloccato, i miei sensi fossero intorpiditi, mi manca uno di più dei miei sensi naturali. Direi mi sento bloccato. Come scriveresti la sensazione della tua nuova condizione? Gradevole, non mi piace, qualcosa non va, vale, sconcentrato, tutto sembra artefatto, deprimente, non riesco a pensare tutto, non riesco a non pensare che tutto sia, che sia tutto falso. Direi la 4. 5. Ti turba il fatto di non essere più in senso stretto un essere umano? Non sto bene, mi sembra di aver smarrito me stesso, ma per certi versi sì, sono in lutto per la mia esistenza precedente, non mi importa di forma assumo pur di sopravvivere. Mi sembra di aver smarrito me stesso per certi versi. Come percepisci la tua nuova esistenza? È una diretta prosecuzione della precedente? Come un nuovo capitolo della mia vita? È come rinascere, un rinnovamento completo? È qualcosa di completamente diverso, senza alcun legame con ciò che ero prima? Direi la 4. Pensi che questa nuova esistenza sarà degna di essere vissuta? Sì, tanto quanto la precedente, sì, ma avrà meno significato. Forse troveremo un nuovo senso della vita in questo mondo, non è troppo distante dalla realtà e da tutto ciò che conosco. Direi anche la 4. Preferiresti essere escluso dal progetto e accettare la morte? No, forse devo pensarci sopra. Sì. Beh, direi di no. Le tue risposte sono state salvate grazie alla partecipazione del team ARK. Tracciatore ARK. Cos'è? I found a tracker homed in on the ARK. Think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Ok, trovato. È nella terra. Andiamo in Italia. Ok, non è presente. Vabbè, sarà in America. Ok. No. No. In Africa. No. Ah, sì, è qua. O in Africa o in Spagna, in Portogallo. Figa sta roba. Ok, vediamo se è lambda direttamente. No. Delta. No. Omicron phi. No. Tau. Ed è tau. Ok. È a tau. È la madonna. Fanculo. Ok, direttamente qua. L'ho trovata subito. Va bene. E ok. È at a site named Tau. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Ok, quindi che devo fare? I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That's really risky.
Ok. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the spot without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay. So we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Ok, ho come l'impressione che non la sentiremo più, perché probabilmente io me ne scorderò per i dettagli. E adesso devo andare dove? Credo di dover andare da qualche parte. Vediamo dov'è che devo andare, ragazzi. Credo comunque di dover andare da questa parte. Forse devo tornare fuori. Ah sì, devo tornare fuori, ok. Ok, ok, ok. Ok, dobbiamo andare a Phi o a Theta. Qua c'è qualcosa di apribile, sì. C'è qualcosa di apribile, wow. Posso mettere l'omito qua? Cosa? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Ok, forse dovevo proprio andare qua, ragazzi. Si è rotto qualcosa, mi sa. Sorry, it's dead. Ah, ok. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Ok. Quindi mo? Devo ritornare indietro, giusto? Ok. Vediamo dov'è che devo andare. Credo comunque di dover tornare più o meno indietro. Ah, ok, questa è una mappa dell'area, vedi? Sono tornato dentro, c'è questa mappa dell'area. Qua c'è Lambda e laggiù c'è qualcosa, però non ho trovato niente laggiù. Com'è questa storia? Ovviamente devo andare da quella parte. Ok, allora, c'è questa cosa subito. Ah, vedi, devo andare di qua, dove non ero andato prima. Qua c'è un coso. Però effettivamente da questa parte non c'ero andato. Vedi, vedi, vedi. Credo che bisogna andare per forza di qua, sperando di non incontrare qualcuno. Ok. C'era un tizio, l'abbiamo visto tutti, vero? Non sono rincoglionito. Però qua posso entrare, immagino. Ok. Qua c'è qualcosa. Vediamo cosa posso trovare. Posso salire al piano di sopra. Qualcosa. Effettivamente sì. Vediamo dov'è che posso andare, se sbuco in una zona. Perché effettivamente questa mi sembra la strada corretta, se ci riesci a andare, ecco. O comunque trovo qualcosa di importante per la lore. Vediamo, ragazzi. Siamo in una zona di mappa differente. Mi sa che là c'è il mostro. Aiuto. Ah, lo vedo forse. Quella luce rossa per caso. Non lo so, ragazzi. Però ho come l'impressione di stare andando in un posto non bellissimo. Credo di dover andare a destra. In realtà la strada è indifferente. Vediamo un po', ma credo di dover andare di qua.
Mi sa che devo salire qua. Vediamo un po' che cosa troviamo. Qua c'è effettivamente qualcosa che però non si può aprire. Vediamo un po' qua se questa si può aprire. Sì, si può aprire. Vediamo un po' dov'è che sto andando. Sto salendo questo posto. Che di là immagino che si cada. E qua c'è un'altra porta. Va bene. Oddio, sta tirando una laggata incredibile. Ok. Devo trovare una scialuppa giustamente funzionante. Vediamo se troviamo qualcosa, ma non credo che questo sia il caso. Sono dei libri volanti. Ok, allora vediamo. Oddio, no! No, c'è il mostro qua. No, aspetta, cosa mi stai dicendo? No, vero, non c'è il mostro. Oh cazzo, ma è lì? È quello? Sono morto, vero? Non posso fare niente, credo. Aia. E non sono morto. Ok, però credo che non potessi evitarlo. Spero che non sia ancora lì. E non c'è. Ok. No, è lì, cazzo. E si è riaccorto di me un'altra volta. E madonna, ragazzi, però. Come faccio? Cioè, è lì, come fai? Ma poi si teletrasporta, ho notato. Vediamo se in qualche modo mi trova, ma credo che non possa evitarlo. Posso aprire la porta da qua? Perché comunque lui è lì. Giusto? E chiudiamo sta porta un attimo, vediamo che cosa c'è qua. Ok, non sembra esserci niente di clamorosamente utile. Qua questo coso non è nulla. Ok. Quindi è una stanza completamente inutile, mi stai dicendo. Qua non posso fare nulla. Eh no. Sa che questa è una stanza inutile. E lui è lì. Come faccio? Ok, proviamo a correre. Proviamo a correre, qua non c'è nessuno. Niente. Luce, ok. Luce, chiudi. Ok. Vediamo un po'. Non vedo quasi niente. E qua c'è un'altra porta. No, porca di quella puttana. No, non ti teletrasportare qui, ti prego. È qua davanti, palese. Ha sfondato la porta? No, è vero. Ok, credo che comunque io non possa fuggire. Buongiorno. No, decisamente no. E vaffanculo.
No, mai. Luce. Non mi posso difendere, vero? Non credo di potermi difendere. No, non si può fare sta roba. Cioè, è impossibile. O rushi tutto. Voglio provare a rushare, voglio vedere se mi fi... No, ma di qua è chiuso, cazzo. Ok, no, non si può fare. Ok, ragazzi, sono andato a guardare una guida, tra virgolette, per capire come superare sto mostro che non ho capito. Allora, sembra, e ripeto sembra, non sono sicuro, che se lo guardi, lui ti prende e ti inizia a inseguire. Quindi devi praticamente non guardarlo e correre e basta. Devi non guardarlo e correre. E questa non è una cosa semplice, ovviamente. Noi ci proviamo. Corriamo. No, lui è lì. No. Oddio, è entrato. Cazzo. E vaffanculo. No, non posso. Non riesco, veramente. Proviamo ad andare di qua, a proseguire. Andare fino in fondo, vedere se c'è qualcosa. Ok. Forse ho trovato un posto. Forse. Qua c'è qualcosa? Non sembra esserci nulla. Vaffanculo. Vediamo se aprendo questa. Vaffanculo. No. Ok, vedi che non guardandolo non si incazza? Ho capito, quindi dovevo non guardarlo effettivamente. Ok, spero che qua sopra non ce ne sia un altro, perché sarebbe veramente dannosa come cosa. Comunque spero che lui non possa salire. Ok, forse devo andare di qua. Oh, attenzione, ok. Ho trovato qualche posto. Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. You'll mess with your circuits. Ah, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Okay. Ah no, qua sono tornato nella stanza iniziale. Devo andare un po' più avanti. Faccio uscire se c'è questo? Devo correre nel senso opposto, per forza. No, ma non c'è niente qua. Vaffanculo. Vaffanculo, ma come faccio, scusa? Cioè, praticamente li devo aggirare? Fammi capire. Dove? Non c'è. Oh cazzo, sì che c'è. Mi si sta avvicinando. Ok, forse devo andare di qua. Non è vero. Sì, ma sei un po' stronzo se ti metti dove devo andare. Scusa, eh. Scusa se te lo dico, eh. Così è, per la cronaca, ecco.
Allora, io voglio iniziare possibilmente in un punto. Ma lì c'è quello, giusto? No, ma non lo sto guardando. Non lo stavo guardando, ok? Sì, ma se lui si mette esattamente dove devo andare, io come faccio? Ok, aspetta, forse no. Forse ce la sto facendo. Devo continuare a salire? Ma di qua non si può salire. Che devo andare di qua, forse. Spero. Ok, sì. Sì. Non ci voglio credere. Dove si va? No, non si va di qua. Mi sta prendendo per il culo. Devo staccare a tutti, forse. Perché non sto bene? Ah, perché c'è lui. Okay. Ma come faccio, scusa? Niente, mi ha ammazzato. Mi ha ammazzato, come fai? Non posso staccare tutto se c'è lui. Oppure lui, oppure quello lo richiama. Non lo so, Potrebbe anche essere che quello lo richiama. Perché? Ma perché? Io devo, non lo so dove devo andare. Devo scappare veloce. Attenzione. Attenzione! Ok, forse ce l'ho fatta, devo tornare qua, perché era l'unica cosa a cui ho pensato. Ok. Oh, mamma mia, ce l'ho fatta. Ok. Capito, ci stiamo spostando, ok. Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WOW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Bridge for impact! Ah, cazzo. Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Please remain seated.
Ok. Wow. Mi stanno aprendo il passaggio, seriamente. Probabilmente è un robot, però. Esatto. Tra l'altro è quel robottino che ci ha aperto la porta nello scorso episodio. Non aspettavo di vederti di nuovo. Non worry, Kat. I'll find a way to think. Credo che io debba entrare qua dentro. Yes, c'è un coso per salvarmi, sa. Devo tirarla giù. Ok, sì. Mappa dell'area. Zoom. Aux Station Landing Platform. Io sono là. Ok, sono caduto, non volevo. Anzi ragazzi, io vi dico che per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione di questo episodio, l'episodio numero 4, dove abbiamo fatto tante cose, tra cui scappare da un mostro, il che è stato forse la cosa più difficile che ho fatto finora in questo gioco, però va bene così. E noi ci vediamo al prossimo episodio, numero 5, lasciate un like, iscrivetevi e ciao a tutti!